Approfitto sempre per salutarvi. Io voglio parlare di un altro argomento. Di uno dei primi argomenti che ho trattato, nei primi video che ho fatto, la fine del mondo, di cui tutti pensano che sia il 21 dicembre 2012, ma pochi sanno che la dannazione dell'uomo, l'autofallimento del governo umano, avverrà il 27 di maggio del 2012. Ma poi ci sono parecchie teorie sulla fine del mondo, non sono tutte nel 2012. Margherita Hack conferma la stessa teoria di un ragazzino tedesco di 16 anni che dice che la fine del mondo avverrà a Pasqua del 2036. Un'altra teoria è quella di Isaac Newton, che secondo le sue teorie la fine del mondo avverrà nel 2060. Ma c'è anche chi dice che la fine del mondo avverrà nel 2116. Quindi avverrà. Però un libro intitolato Megacatastrophes parla di tutte le dannazioni che avverranno durante la fine dei tempi. Si parla di armi batteriologiche, si parla di nuove malattie inventate da scienziati a scopo di arricchirsi, si parla di un'ultima grande guerra mondiale, la terza guerra mondiale, che scoppierà a causa delle grandi tre religioni monoteiste, di cui fanno parte ebrei, cattolici e islamisti. Ci sarà verso la fine dei tempi un'invasione aliena e forse saranno angeli che verranno a salvare i giusti per far rimanere sulla terra tutti i colpevoli, tutti i dannati da Dio, dal diavolo, per ammazzarli, per finché si ammazzino l'un l'altro, perché alla fine i cattivi si ammazzeranno l'un l'altro, mentre i buoni verranno salvati da angeli sotto forma di alieni, portati con le loro astronavi in un altro pianeta per salvarli e farsi nuova vita su altri pianeti di cui uno può procrearsi e produrre altri individui. Un'altra teoria è lo scarsamento di cibo. Secondo non ci sarà più cibo, che sarà tutto inquinato, di cui l'inquinamento è anche una delle cause della fine del mondo, esplosioni della barili petroliferi, del petrolio, del gas, armi batteriologiche, come ho detto prima, terremoti, tsunami, maremoto, alluvioni, tornado, e ci sarà poi anche il fatto detto prima, di pericoli ambientali, quale lo scarsamento di cibo. Se il cibo scarseggia, tutti noi moriremo, tutti gli animali e con essi anche le piante. O se si estinguerà solo l'essere umano, poi ci saranno ancora gli altri animali, come noi abbiamo dato spazio, non daremo spazio a nuove creature, così come i dinosauri hanno dato spazio a noi. Verificatelo questo, che può essere vero. O semmai, leggetevi un libro intitolato L'ultima testimonianza di Dio. E con questo è tutto. Un abbraccio dal gran mitico.